Ma qualcuno mi deve presentare il portiere del Portogallo, ragazzi, fatemi un favore, presentatemi, gli dico due cosettine. Sì, mi ero giocato la vittoria del Portogallo, questo qua prende la palla a partita finita, bello, tranquillo, io ero bello rilassato, la mette a terra, c'è il giocatore dietro! Si stanno vedendo di quelle cose, adesso sto ridendo, ma in quel momento lì, mamma mia, e come me chissà quanti. Belli siete ragazzi, buonasera, buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati qua sul canale dal vostro amico Nike nella casa del pane e balun. Vi invito subito a mettere un bel like al video, ragazzi, mi raccomando, mettete un bel like al video ed iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto, attivando la campanella per rimanere aggiornati su tutti i miei nuovi contenuti, ma soprattutto ragazzi, e dico soprattutto scaricate l'app di OneFootball. Non potete non avere l'app di OneFootball sul telefono se siete malati di calcio quanto lo sono io. In questo periodo poi dei mondiali, statistiche, indiscrezioni sui giocatori, formazioni, insomma tanta tanta roba, potete personalizzarla con la vostra squadra del cuore, nel mio caso il Milan, ma voi nel vostro caso la vostra squadra, e potete rimanere aggiornati su tutto quello che succede, calcio mercato, calcio in streaming, highlights di Serie A, di Serie B, potete comprare la partita singola di Serie C, insomma tanta tanta roba, perciò scaricate l'app di OneFootball, link in descrizione, bella è l'app di OneFootball. Allora, dai ragazzi, bisogna dire due parole su questa partita qua. Portogallo-Ghana finita 3-2. Insomma, il Ghana, ragazzi, queste squadre qua che magari partono con lo sfavore del pronostico, insomma, queste poi ci mettono garra, ci mettono gamba, fisicità e ce l'hanno da vendere. È tanta roba. Poi ora, a differenza di tanti anni fa. E sono anche organizzate tatticamente e insomma e fanno la differenza. Non è stato semplice per il Portogallo. Poi il Portogallo, ragazzi, è superiore e l'ha portata a casa. Però fino a prima di sbloccarla, insomma, era una partita che era lì, era chiusa lì. Era difficile. Se non l'avesse sbloccata con quel rigore, e diciamolo, Rigorino, no? Un rigorello, regalato rigorello, rigorino, come dicono qua dalle nostre parti. È un rigorino generoso. No, quello non è un rigorino generoso, quello è un rigore inesistente, perché tocca la palla e la porta via. Ed è Cristiano Ronaldo che gli mette il piede sopra il suo. Io non ho capito, sinceramente non riesco a capire. Ieri il VAR non ha chiamato l'arbitro della partita tra Belgio e Canada. Per due rigori netti, oltretutto uno non dato perché è stato fischiato fuori gioco, che non era fuori gioco perché la palla l'aveva passata quella del Belgio. Vabbè, non ho capito. Oggi non viene chiamato. Cioè, ragazzi, il giocatore del Ghana tocca la palla, la manda fuori, e nello stesso tempo Ronaldo gli fa. Ronaldo a lui lo step and foot. Non capisco. Rigore, cioè, step and foot, rigore. Ieri c'era lo step and foot del giocatore del Belgio su quello del Canada, niente. Oggi quello di Ronaldo sul giocatore del Ghana, step and foot al contrario. Boh, non riesco a capire. Qua si preoccupano di dare milioni di minuti di recupero e non si preoccupano di far funzionare il VAR come dovrebbe essere. Insomma, sono abbastanza scarsi sia gli arbitri che quelli al VAR. Devo essere sincero, noi ci lamentiamo dei nostri in Italia, ma veramente in giro c'è di quella roba, parlando di arbitri che in maniera allucinante. Vabbè, tornando alla partita, ragazzi, è una partita che comunque era chiusa lì. Il Ghana era messo bene in campo, il Portogallo non riusciva, a parte l'occasione avuta nel primo tempo da Cristiano Ronaldo, ma sempre su errore del Ghana in ripartenza, no? Sbagliando il passaggio, si è trovato davanti alla porta e sbaglia lì Ronaldo. Poi poca roba, poca roba. Se non arriva quel rigore lì, insomma, la partita può anche rischiare di chiudersi sullo 0-0. Poi dopo si rompono gli equilibri, si passa in vantaggio con il rigore trasformato da Cristiano Ronaldo e inizia un'altra partita. Poteva essere in discesa per il Portogallo, si apriva qualche spazio in più, il Ghana doveva cercare di fare il pareggio, perciò poteva sfruttare meglio. Però il Ghana poi alla fine sostanzialmente è arrivato poi al pareggio. Arrivando al pareggio poi diventa difficile, perché poi non è semplice resettare e tornare ai livelli o ai ritmi dello 0-0, perché poi la partita si è aperta, no? Perciò psicologicamente tu oramai la partita è cambiata, no? E anche se poi ti trovi sull'1-1, non è facile riaddormentarla. E infatti, insomma, poi la qualità del Portogallo si è vista, insomma, troppi errori del Ghana come si dice, con la palla, perché insomma alla fine i gol sono arrivati tutti quanti da errore
in impostazione del Ghana, è sostanzialmente lì. E quando tu hai davanti un Portogallo con quel po' di giocatori, a parte Cristiano Ronaldo, ma come João Felix, Leao che è entrato dopo, che ha fatto anche il gol, Raffaellino nostro dei milanisti, insomma, quando hai davanti quei giocatori lì, sbagliare e sbagliare di continuo poi ti porta a perdere la partita sostanzialmente, perché insomma ci può stare un errore, due, quattro errori così, cioè, diventa poi difficile poter recuperare. Perciò il Portogallo poi a campo aperto fa il gol del 2-1 con João Felix, e poi appena entrato Rafael Leao dopo pochi minuti fa subito il 3-1, gol alla Rafael Leao, un gol che ho visto spesso nel Milan, perciò è il suo gol quello lì, no? 3-1, partita sostanzialmente finita, perché poi pensare di poter recuperare due gol al Portogallo, un Ghana un po', diciamo, anche a corto di fiato, perché comunque poi la partita andava verso la fine, diventava difficile. Invece il Ghana zitto zitto, insomma, si è messo lì, è riuscito a trovare poi il 3-2 in maniera rocambolesca, con qualche errore anche difensivo da parte del Portogallo. E poi, ragazzi, gli ultimi minuti sono stati un po' una partita a cercare di far gol per il Ghana e a cercare di perdere tempo. Ecco, tu puoi dare 9 minuti di recupero, e torniamo sempre al discorso che dico io, ma tanto quei 9 minuti lì che lui ha dato non si sono giocati 9 minuti, se ne sono giocati 2, avrebbe dovuto dare altri minuti di recupero, non sono stati dati. Per questo dico che non serve a niente dare 100 minuti di recupero se poi dopo quei minuti non li giochi. Mettete il tempo effettivo, ragazzi, è la cosa migliore, ma secondo me si andrà da quel lato lì. Detto questo, partita finita? No, è perché ci ha pensato il portiere del Portogallo, voleva riaprirla a un certo punto. Anzi, no, lui dal suo lato era bello tranquillo. Allora io prendo la palla, ma adesso aspetto un attimo, faccio finta di niente, faccio finta di darla, poi la metto giù, perdo qualche secondo. L'unico problema è che c'era un giocatore del Ghana dietro, un altro po' fa una frittata di quelle lì mai viste nel calcio. Sarebbe stato oh, e basta. Ma ci possono essere le zanzare ancora a novembre? Ma stiamo scherzando? Scusate, stava commettendo una frittata incredibile, insomma, una partita che si sarebbe riaccesa proprio sul finale. Tanta roba. Comunque, siamo. Detto questo, il Portogallo è superiore al Ghana, parte con i 3 punti, gol di Ronaldo, insomma un po' tutto. Adesso tutti quanti diranno Ronaldo mente libera, ha segnato il gol. Sinceramente no, anche no. Ho visto la partita di Ronaldo, è stata una partita scialpa, dove si è mangiato un gol davanti alla porta, dove si è procurato un rigore, e tutti quanti diranno furbo, no, antisportivo, si è buttato a terra, non è lui che ha fatto fallo, si è buttato a terra e poi ha tirato un rigore anche male, perché ha tirato a occhi chiusi forte, perciò il portiere si alza la mano, la prende anche, perciò. E io devo essere sincero, non impazzisco per Ronaldo, non è mai stato un giocatore che a me mi ha fatto impazzire. In questo periodo ancora peggio, perché per come si sta comportando ne avrò sempre una in più da dire. Perciò, sinceramente, a parte questo, Portogallo comunque superiore al Ghana, vittoria meritata. Dai ragazzi, ci vediamo stasera per commentare la chiusura di queste prime partite dei gironi, col Brasile e Serbia. Bella partita, tosta, farò la live, perciò chi mi vuole venire a trovare vi aspetto in live. Un abbraccione di cuore a tutti, mi raccomando un bel like al video, come dico sempre io. Ciao!